Siamo qui con Marina Sciamaico, la vincitrice della 35esima edizione dei campionati assoluti regionali del Lazio. Marina, eri la testa di serie numero uno del torneo e sei arrivata in finale senza perdere un set. Hai mai pensato, viste le difficoltà di quest'oggi, di poter perdere il titolo? Beh sì, le pressioni ci sono sempre, comunque ho già vinto una volta di assoluti, a parte di riconfermare il titolo c'è sempre qualcuno di ragazzi giovani che giocano molto bene e ti sorprendono, infatti l'avversario di oggi è stato molto bravo, mi ha messo pressione. Oltretutto ho avuto un imprevisto con la polizia. Raccontaci di questo fatto di oggi che ti ha fatto arrivare con un'ora e mezza di ritardo alla finale. Esatto. No, essendo russa penso già di creare problemi con la mia nazionalità, poi bionda, sai, vabbè, un po' di memoria, mi sono scordata la patente, poi me l'hanno portata, non riuscivo a leggere le lettere in cirillico, tutti i poliziotti con gli occhiali erano in circo, Perfetto. niente, una giornata così. Vabbè, alla fine si è conclusa nel migliore dei modi. Domani giochi la seconda giornata di Serie A con il tuo Parioli contro Contro Cagliari. Cagliari, che ancora non si sa chi viene, chi non viene, comunque una squadra molto forte. Avete obiettivi precisi con la squadra puntata al titolo, puntata ad arrivare in finale, semifinale o Ma sì, giocare la giornata? quest'anno comunque combattiamo spesso la Barnet, no, siamo una squadra buona, abbiamo tante giocatrici che sono in forma, quindi puntiamo al massimo, quello che possiamo fare. Certo, quindi chiudiamo con il fatto che hai vinto una somma discreta o hai vinto un assegno di un certo livello. Come pensi di spendere i tuoi soldi adesso? Io la farei a stile calciatori, un tavolo, prive, se vuoi comunque, visto che sei tu, Ragazzi, sei invitato, avanza. Perfetto, con questo se possiamo accetti, chiudere. Io direi che accetto. pensaci che mi fa Va sapere. bene, Marina. Non puoi chiudere meglio l'intervista, secondo me. Io direi che va bene così. Dall'oasi di pace di Roma è tutto per Spazio Tennis, Mattia Mosciatti. Grazie.